Si torna in sella alla moto d'enduro, siamo nel nord di Israele, nella zona ovest, è la Galilea. Sono in compagnia di David, israeliano, che è stato in Italia per un po' di anni. Ciao a tutti! E oggi sarà lui il mio tour manager, insieme alla Sherco, e andiamo a vedere un po' com'è fare enduro nel nord di Israele. Vai! Belle queste trappole! Raccontami un po'. Qui era tutto sommerso dal mare. Un milione, 2 milioni di anni fa, sì. Adesso continuiamo a fare hard enduro, vai! Questo scalino qua, fai attenzione perché è bastardo, c'è un po' di traversa e se scivoli vai giù. Come avete potuto vedere, qui c'è una tipologia di sasso che è bella viscida e sicuramente la pioggia di ieri e dei giorni precedenti non aiuta. Poi qui non si usano mousse, gomme soft, perché si finirebbero troppo in fretta col tipo di sasso che c'è, quindi si spinge come dei bastardi. David, adesso cosa ti aspetta? Allora, visto che sei venuto da lontano, qui c'è del meglio. Il meglio o il peggio? Dipende come vedi le cose. Allora, noi chiamiamo questa salita l'orologio. È ripida, piena di sasso, fango. Andiamo a vedere. Quasi finito, il pezzo tosto. Ah, pensavo dovessi iniziare. Ogni tanto dovrei chiedermi come mai quando mi invitano a fare un giro di enduro si presentano poi gli amici con le gomme nuove, come ha fatto il nostro David. Come mai?